RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Benvenuti e ben ritrovati amici radioascoltatori di Radio Montorfano, da Elisa Fontana, e oggi siamo di nuovo insieme per un nuovo appuntamento di 3 minuti con. Oggi ai nostri microfoni l'abbiamo raggiunto telefonicamente, abbiamo un grandissimo cantautore italiano, è un compositore ma è stato anche membro storico, voce e autore della maggior parte dei successi dei Pooh. Io amici faccio un po' fatica a presentare un artista del genere, nel senso che ci sono artisti nella storia della musica italiana che francamente non hanno bisogno di presentazioni. Ed è davvero con grande onore e estremo piacere che do il benvenuto a Radio Montorfano a Roby Facchinetti. Ciao Roby, grazie di essere con noi. Ciao a te, ciao a tutti. L'ho detto in premessa, Roberto, io presentare un artista come te ho fatto fatica, ma anche perché sono... Devo dire che ci sei riuscita molto bene, Sì, ma... Stavo ascoltando. Roby, ti dico la verità, essendo anche comunque una fan, ho cantato anch'io tantissime delle vostre canzoni che bello. In solitudine, perché è meglio che non mi ascolti nessun altro. Quindi mi rendo conto che presentare un pezzo della storia della musica italiana è davvero difficile, e la tua carriera è stata veramente votata alla musica, votata a questa tua vena artistica che non hai potuto che non ascoltare nel corso di tutti questi anni. E ti chiedo quindi, qual è il momento o i momenti a cui sei più legato e quelli che ricordi con più affetto? Ma dei momenti sono veramente tantissimi, piccoli momenti, periodi. Certo, avendo avuto questa lunghissima avventura, cioè con i Pooh, poi, che sono legato a tantissime cose, tantissimi periodi. Ti posso ricordare i primi anni, perché furono gli anni dove si sognava di fare questo mestiere, si sognava di arrivare comunque, no, a fare qualcosa di importante attraverso la musica, attraverso questo mestiere. In quegli anni, da un punto di vista, era facile, perché la musica ha rivoluzionato il mondo, e chi come noi si trovava a fare questo mestiere da spettatori, da protagonisti, certo erano avvantaggiati, però dovevamo in qualche modo sgomitare in mezzo a milioni e milioni di band, per cui non è stato assolutamente facile. Noi poi nel 71, dopo 5 anni, come dicevo appunto prima, di speranze, di capire che cosa fosse realmente questo mestiere, di puntare anche a degli obiettivi importanti, è accaduto nel 71 grazie a Tanta voglia di lei, che questo è il brano, anche se prima avevamo avuto una parentesi importantissima con Piccola Chetti, però diciamo che Tanta voglia di lei fu sicuramente il brano che ci ha dato la possibilità di andare al grande pubblico. Quello è stato il periodo a livello creativo importantissimo. E poi c'è un altro momento che fu, dal mio punto di vista, a livello musicale e anche professionale, un anno importante, il 73, grazie a Parsifal, che fu sicuramente, rappresenta tutt'oggi forse tra i lavori più importanti, ma in modo particolare Parsifal è quello che ci ha dato realmente la svolta professionale musicale, perché lì abbiamo capito che la nostra musica poteva avere assolutamente delle altre sfaccettature, grazie proprio soprattutto al brano Parsifal. E poi poi l'anno di Sanremo, la vincita di Sanremo con un brano che non era sanremese, non aveva le caratteristiche sanremesi, e forse anche per questo che abbiamo vinto, per cui rappresenta forse una seconda vittoria, una doppia vittoria, scusa, questo nostro Uomini Soli. E poi insomma, noi 80 milioni di dischi venduti in 50 anni, poi non ultimo è che siamo riusciti miracolosamente a portare la nostra fantastica avventura per 50 anni, al cinquantennale, la reunion, richiamando sul palco dopo 7 anni Stefano D'Orazio e Riccardo Foglio, addirittura dopo 43 anni. Queste sono alcune delle cose, fra le cose più importanti, però ce ne sono anche tantissime altre, fortunatamente, di cose belle e importanti per il nostro percorso. Ecco, anche di cose, per la mia vita. Assolutamente, anche di emozioni, perché hai raccontato delle cose che è vero sono una minima parte, ma evidentemente poi rappresentano anche dei momenti fondamentali, no, del tuo e del vostro percorso, inteso come percorso vostro, quello dei Pooh. Tra l'altro tu citavi la reunion, noi
qualche tempo prima della reunion abbiamo avuto, e ci tengo a dirlo perché è stata secondo me una bellissima intervista ai nostri microfoni, proprio Stefano Dorazio, che avevamo raggiunto telefonicamente e che purtroppo è recentemente scomparso, quindi è stata la stessa emozione che stai riuscendo a trasmetterci tu raccontando la vostra storia, la fantastica storia dei Po, è la stessa grande emozione che abbiamo vissuto in quell'intervista. Ci credo assolutamente, Stefano era veramente speciale anche in questo, insomma è una persona, è un uomo innanzitutto, perché io non, come dire, dico sempre, non perdo mai l'occasione di dire che la nostra storia innanzitutto fu una storia umana, perché senza la quale non potevamo assolutamente aver raccontato tutto quello che abbiamo raccontato attraverso la musica. C'era innanzitutto il rapporto umano ed è quello, ripeto, che ci ha permesso veramente di portare, come dicevo prima, la nostra storia a 50 anni, che non è stato, credimi, altrettanto facile, perché abbiamo dedicato completamente la nostra vita alla musica, ai progetti, e quando dico dedicato completamente, sacrificando anche le nostre famiglie, sacrificando tutto, ma d'altronde abbiamo capito fin dall'inizio che per ottenere risultati bisogna dedicarsi completamente fino a non dormire. Questo purtroppo, per fortuna, l'abbiamo capito molto bene, perché le cose bisogna viverle, no? Poi si parla di passione, si parla di interesse alle cose che uno fa, ma anche lì tutto questo si può misurare, no? La passione, ecco, quale passione? Delle cose che tu ami, con la passione che riesci a dormire tu la notte per questa passione, sì, beh allora non è quella passione lì. E da lì in poi, no? Noi tendiamo ad essere mediamente molto leggeri anche parlando delle cose che facciamo. Il come si fanno le cose fanno sempre la grande differenza. RMO presenta 3 minuti con... Per parlare di come vengono fatte le cose, tu hai fatto una cosa, tu e Stefano Dorazio, perché l'avete scritta insieme, avete fatto una cosa meravigliosa l'anno scorso, sappiamo 2020, l'anno di inizio di questo periodo drammatico, l'anno della pandemia, l'anno del Covid-19, e voi avete scritto il brano Rinascerò, Rinascerai, che è diventato ormai il simbolo della lotta al Covid e che, ricordo, le royalties andranno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra l'altro tu sei anche di quel territorio. Com'è stato comporre quel pezzo? Ma guarda, questo brano è nato nel momento più doloroso per la mia città, più sconvolgente. Non ci sono veramente termini per spiegare quello che noi bergamaschi si viveva in quelle settimane. E poi a un certo punto, dopo credo una ventina di giorni che eravamo chiusi, barricati in casa, Bergamo era irriconoscibile, chiaramente non girava nessuno, tutti eravamo terrorizzati e ripeto, barricati in casa, si sentiva solo 24 ore su 24 il suono, ahimè, delle sirene, delle ambulanze, e ogni volta era veramente un colpo al cuore. Quando vedemmo quelle immagini dei carri dei militari dell'esercito italiano che portavano via le barre della nostra gente, ecco lì, credimi, fu una cosa, anche questa, indescrivibile, perché abbiamo pianto tutti, ci siamo commossi. Poi era un pianto doloroso, era anche perché non si capiva ancora esattamente che cosa realmente si stava vivendo nella nostra città, e non solo, ma in modo particolare nella nostra città, perché in quelle settimane, quei mesi, era la nostra città che era maggiormente colpita e ancora oggi detiene il primato negativo, perché la nostra città, che non è una metropoli, ha perso oltre 6.000 persone. Dopo che vedemmo, vedi anch'io queste immagini, e devo dire, e ripeto, quello che provavo era indescrivibile. Andai nel mio studio a casa mia, perché io mi sono sempre rifugiato e ho sempre chiesto aiuto alla musica nei momenti, soprattutto nei momenti difficili. In quel momento avevo bisogno veramente di ascoltare, di distrarmi e di alleggerire questo dolore che sentivo anch'io, come tutti noi. E stando al pianoforte
non era nessunissima intenzione per me comporre il brano, e inconsapevolmente è arrivata questa melodia ed ho capito subito che era una melodia che mi aveva immediatamente alleggerito, aveva un'anima, come dicevi appunto tu, di rinascita, o comunque c'è un'espressione positiva di speranza. Chiamai subito Stefano e devo dire che in pochissime ore Stefano mi mandò questa autentica poesia, e in 5 giorni, stando ognuno a casa propria, sono riuscito a inciderlo e a fare quel filmato straordinario con i medici, infermieri, dicevi tu, del nostro ospedale Giovanni XXIII, quando lo mettemmo in rete il brano. In pochissime ore, in 2 o 3 ore arrivò. Anche qui devo dire che fu un miracolo, un altro miracolo, un ulteriore miracolo, perché arrivò in ogni angolo del mondo e oggi non hanno fatto meno di 17-18 versioni diverse, in lingue diverse. Questo vi fa capire quanto è forte anche in questo caso, continua ad essere, no, una potenza, la grande potenza della musica, che riesce ad arrivare nel cuore di tutti. E una delle cose che mi hanno scritto, che continuano a scrivermi, che soprattutto le persone che magari si trovano in difficoltà anche negli ospedali, che mi scrivono: io ascoltando questo brano, il vostro brano è per me la migliore medicina. E allora io credo che in questo caso il ruolo della musica ha avuto, grazie a questo brano, ripeto, il ruolo sicuramente più alto, no? Perché la musica è anche questo, evidentemente ancora di più la gente ha bisogno di speranza, ha bisogno di credere, ha bisogno di guardare avanti, e questo brano ha in sé un po' tutto questo. Sì, diciamo che rappresenta sia la rinascita, la speranza, ma anche la salvezza, perché Roby, diciamocelo chiaro, la musica spesso salva. A tra poco. RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Amici radioascoltatori, siamo ancora in compagnia di Roby Facchinetti, a cui voglio chiedere invece del terzo singolo estratto dall'album Inseguendo la mia musica. Sto parlando di Cosa lascio di me, che è firmato da te per quanto riguarda la parte delle musiche, ma per quanto riguarda invece il testo, da Maria Francesca Polli. È un bellissimo video, tra l'altro, io l'ho visto, ci sono 100 scatti, Roby, che raccontano la tua vita, tanti indimenticabili momenti, anche con ovviamente i Pooh, una canzone che vuole essere una sorta di riflessione per l'uomo e per l'artista, è così? E cosa ci racconti con questo brano? Ma questo è un brano che tutti noi possiamo riconoscerci. Allora, generalmente noi tendiamo a preoccuparci di che cosa gli altri lasciano nel nostro cuore o dentro di noi, no? No? Tendiamo a dire: beh, insomma, mi piace, non mi piace, ti voglio bene, non ti voglio bene, cioè, ed è una riflessione che facciamo sempre nei confronti di terzi, ok? Ed è molto difficile che, e io lo vivo come una riflessione di grande generosità. Quante volte noi ci siamo preoccupati di quello che lasciamo noi nel cuore degli altri, no? Chiaramente ci auguriamo che si lasci qualcosa, la parte migliore di noi nel cuore degli altri, o nella mente o nell'anima o dentro, no? Ed è proprio questo, che preoccupiamoci sì di quello che è, della persona che abbiamo di fronte, le persone della nostra vita. Non a caso io ho rappresentato, come dicevo appunto tu prima, questo video con 100 immagini di persone che comunque hanno fatto parte della mia vita, e che se io sono così lo devo veramente a loro. Ed è proprio questo il punto. Anche tu sei così oggi, perché in qualche modo sei così attraverso le persone che hai conosciuto, ancora di più attraverso le persone importanti della tua vita, dei tuoi genitori in poi, ma anche del semplice amico che magari l'hai conosciuto per un giorno, per un'ora, o quella persona che semplicemente ti ha stretto la mano e ti ha lasciato qualcosa di, magari anche attraverso una semplice stretta di mano, magari qualcosa di e inconsapevolmente tutte queste persone hanno fatto sì che tu oggi, che io, tu, come tutti, siamo quelli che siamo. Siamo fatti così. Esatto, per cui, ripeto, preoccupiamoci anche, perché io credo che se noi tutti, ma
veramente, realmente tutti ci preoccupassimo di lasciare la parte migliore di noi nel cuore degli altri, io credo che vivremo sicuramente in un mondo migliore. Condivido, condivido assolutamente, anche perché è un po' uscire da quell'egoismo che sta un po' dilagando negli ultimi periodi, preoccuparsi, come dici tu, proprio della persona che abbiamo dall'altra parte, e sembra una rarità, no? Ma in realtà è un elemento di quello che siamo, e io credo che effettivamente oggi ognuno di noi è un po' la storia delle persone che ha conosciuto nella propria vita e alle quali ha lasciato qualcosa, si spera sempre, qualcosa di buono, di positivo. No, questa domanda mi piace, lo dico, perdono se ti interrompo, lo dico anche durante il brano, no? Questa domanda dice, ma dentro di te, in qualche modo, io abito dentro di te, ho uno spazio importante dentro di te, cioè, perché questo è, no? Ed è una riflessione che dovremmo fare un po' tutti. O forse perché io ho anche, veramente ripensando a questa cosa, io credo che sia una sorta anche di timore, forse, di fare queste domande per scoprire magari che delle risposte che non ci piacciono fino in fondo, perché c'è anche questo, no? Esatto. Esatto. Guarda, vuoi che ti dica la verità? No, tu non mi trasmetti mai nulla. No, mamma mia, non credo proprio, esatto, però, insomma, è bello sapere. Io devo dire che nella mia vita, fortunatamente, vabbè, se parlo dei tuo, insomma, dovrei scrivere 1000 libri, ma questo è bello, no? Sapere che in qualche modo le persone che hai incontrato, sai quante volte fra me e me dico, beh, insomma, io quando incontro quelle persone lì imparo sempre qualcosa, tu pensa. E tu pensa che quanto sarebbe bello scoprire che anche da parte nostra è così nei confronti degli altri, capito quello che voglio dire? Assolutamente, sì. Cioè, sì, di lasciare qualcosa di importante, e che in qualche modo quando tu saluti la persona, oppure insomma, parlo anche delle persone, io parlo anche di mia moglie, no? Sapere che si sia un po' con la riflessione, che uno dica, beh, insomma, anche oggi grazie a te ho imparato qualcosa di più. 3 minuti con Roby. Ho letto anche che tu non sei un compositore solo di musica, di testi, ma hai anche scritto un libro sul potere della musica, Ketty per sempre. Di cosa si tratta? Beh, questo racconta la storia di una donna straordinaria, che è la nostra fan, però particolarissima. Io avrei voluto da tempo scrivere un libro per far conoscere ancora di più la grande potenza della musica, no? Perché la musica si può sentire, ascoltare o viverla, cioè riuscire a diventare un tutt'uno con la musica. Ecco lì la musica potrebbe fare dei piccoli miracoli. E allora, dal mio punto di vista, che ho dedicato veramente, continuo fortunatamente a dedicare la mia vita alla musica, ho capito realmente, però il fatto che possa parlare realmente di quello che qualcuno, di quello che è, che ha la possibilità di leggere e di capire che la musica può essere veramente la vera colonna sonora della nostra vita, che la compagna della nostra vita, e ancora di più che ci può salvare la vita, come è accaduto a questa Ketty, raccontando. E allora questa Ketty, ripeto, una donna importante che ha attraversato gli anni 70, in parte gli anni 80, gli anni dei grandissimi cambiamenti, soprattutto nei riguardi della donna. E lei ha scoprì la nostra musica a 16 anni, ecco, da quel momento non l'ha mai più abbandonata, e realmente per questa Ketty la nostra musica gli ha salvato la vita. E allora io ho potuto, raccontando la sua vita, far conoscere quanto può essere importante la musica nella nostra vita. E insieme alla Ketty del tuo romanzo, Roby, chiaramente ci sono tante Ketty in giro che si possono riconoscere nell'essere state salvate dalla musica dei Pooh, dalla vostra musica, dalla tua musica. Ma la musica in genere. Esatto. Anche, perché non necessariamente Ketty in modo particolare, ma la musica ha questo potere e ha questa grande forza. L'importante è scoprirlo. L'importante è, ecco, vivere la musica
con questa consapevolezza, allora lì accadono, ti ripeto, dei piccoli miracoli. Ecco Roby, io ti davvero devo ringraziarti di cuore per essere stato con noi, per la tua disponibilità e il tuo tempo. È stato davvero un piacere fare questa chiacchierata con te e toccare anche alcuni punti piuttosto intimi del tuo percorso, delle tue emozioni, quindi davvero ti devo ringraziare di cuore da parte mia e chiaramente da parte di tutta Radio Montorfano. Grazie davvero. Grazie a voi che mi avete concesso questo spazio e questa chiacchierata. Ecco, grazie. Io ti ringrazio ancora, ma vi do un consiglio: guardatevi anche il videoclip, perché è qualcosa di veramente bello e potreste pure riconoscere alcuni pezzi del territorio della provincia di Brescia, magari sul lago di Garda. Vi do appuntamento alla prossima intervista. Ciao a tutti. Tre minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti.